Con la presa della Bastiglia del 14 luglio 1789, la rivoluzione entrò nel vivo e le rivolte dilagarono ben presto in tutta la Francia. Per frenare i disordini, l'Assemblea Costituente decretò l'abolizione dei privilegi di clero e nobiltà e approvò la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Il 21 settembre 1792 venne dichiarata la fine della monarchia e proclamata la Repubblica. Il 21 gennaio 1793 Luigi XVI venne ghigliottinato. Da quel momento la situazione degenerò. All'esterno gli stati europei minacciavano la Francia rivoluzionaria. All'interno scoppiavano rivolte controrivoluzionarie. Nel marzo 1793 la Vandea, una regione fortemente cattolica e legata al re, insorse contro la Repubblica e la sua politica antireligiosa. Contro il nuovo corso assunto dalla rivoluzione insorsero anche altri territori che si sentivano danneggiati soprattutto a livello economico. Questa insurrezione fu definita federalista. I Giacobini, attraverso il Comitato di Salute Pubblica, attuarono una feroce repressione degli oppositori, dando vita al cosiddetto periodo del terrore. Il giacobino Robespierre instaurò una dittatura, ma una rivolta in seno allo stesso comitato portò nel 1794 al suo arresto e alla sua esecuzione. La borghesia moderata prese allora il sopravvento, affidando il potere a un direttorio.